Siamo tornati nel quartiere Tor Sapienza nella periferia est di Roma. È passato quasi un anno dai famosi scontri tra i residenti italiani e gli immigrati richiedenti asilo. La cooperativa Un Sorriso, struttura che ospitava i profughi, oggi è sotto sequestro, finita nell'inchiesta di Mafia Capitale. E la sede dell'amministrazione, con i documenti, è stata distrutta da un incendio la settimana scorsa. Questo è quello che ne è rimasto. Tor Sapienza non ospita più i richiedenti asilo, ma i problemi di sempre rimangono lì, tangibili. Degrado, emergenza abitativa, campi nomadi allo sbando. Abbiamo provato a entrare in uno dei tre campi del quartiere. La polizia di Roma Capitale, che preside l'ingresso, non ci crederete, appena ci ha visto ha tentato di andar via. Evidentemente i poliziotti non vogliono rogne. Scappa! Ma che scappa? Dentro il campo non siamo i benvenuti. Dopo qualche minuto veniamo cacciati. Non è che mi stai riprendendo? Riprendi da lontano. No, lascia stare. Anche fuori c'è tensione. Tra le case popolari la gente è scontenta, c'è chi vive nei box auto, negli scantinati e nei sottoscala. C'è meno maleducazione, c'è meno problemi, però comunque c'è sempre... il degrado c'è stato. È cambiato qualcosa da un anno a questa parte? No, non sta cambiando niente. Qui, venghi qui dopo le 5 e copri fuoco. Tutto chiuso, tutto fermo. Poi, case di 130 metri c'è una persona sola dentro. Magari gente che ha moglie, marito, figli, due ragazzini, gli dai una camera e cucina. Ma la vera notizia è un'altra, sentite. Però abbiamo visto anche gente che viene sotto scala. E si affitta 300 euro il prete, vuole 300 euro al mese, è il prete. Non sa prete. Ecco, l'ha detto, sotto scala, là, quei appartamenti lì. Quello del prete. Dal negro lì vuole 20.000 euro, gli danno appartamento, due camere e cucina. Però mica lo può vendere. E che gli frega? Quello se pia i soldi poi se dice pensaci te, fa come cazzo te pare. E noi siamo andati alla ricerca del prete.